che loro fanno è solo e sempre soltanto sotto la loro libera scelta. Qui c'è una corda gialla e qui c'è una corda bianca. Poi qui ci sono due mazzi di carte qui dentro che estraiamo immediatamente. Mi metto in piedi perché non li vedo bene. Questo è un mazzo di carte rosse e questo è un mazzo di carte blu. E qui non c'è rimasto niente. Dopodiché qui ci sono dei sacchetti di plastica, quelli da frigorifero praticamente. Vuoi scegliere per cortesia? Dopo, non lo scegliamo, questi, lasciamo. Questi sono gli oggetti del culto. Tu preferisci la corda gialla o la corda bianca? A me piace il giallo normalmente, però. Io non ho nessun problema. Vi faccio notare che ancora te è lei che sceglie, io non faccio nulla contro la volontà. Lei ha scelto la corda, tu devi scegliere il mazzo, rosso, rosso o blu? Rosso. Vi faccio notare che il mazzo rosso rispetto al blu, mentre il blu è aperto, il rosso è ancora sigillato. E già questa è stata una sua precisa scelta, perché io non volevo mai che lei scegliesse il mazzo rosso. E poi vi spiego perché. Qui ci sono tanti sacchettini. Ne vuoi scegliere uno? Questo. Era quello che volevo, se vuoi cambiare non bello, bello. Sei sicura, eh? Prendi il sacchetto. Tutti gli altri li portiamo al frigorifero di nuovo, se chiama. Bene, adesso tu devi fare di più. Tieni il sacchetto e all'interno del sacchetto ci metti questo grazioso. Dopodiché la corda bianca, che non è servita a niente, ci leghiamo il sacchetto e vi ricordo che il mazzo di carte rosso che lei ha scelto è stato legato in questo sacchetto. Perché se fosse ad esempio, se fosse avere tutti, che nessuno lo venga a toccare, e comunque se viene a toccarlo lì si diverte pure, per cui non ci sono problemi. Poi se deve dire due, non c'è problema. Ma sai che stai benissimo con questo bambino? Guarda, che ti può dire, è un modello Pier Cartelli. Questo modello Zanzino, invece che Moschino, Zanzarino, stai benissimo. Siete bene? Va bene, ok, andiamo avanti, allora a questo punto non finisce qui. Bene. Tu ancora stai giocando con la cosa lì, niente acqua, che sta morta via. Questo è un mazzo di carte da 52 carte più due jolly, per cui sono... Vuoi contare? No. Fiducia, eh? Aspetta, contiamo io. 52. Adesso io non è graziosa a mescolare le carte, ma siccome voglio che tutti siate convinti, guardatele anche bene da casa, va. Vicino ai miei occhi, guardatemi negli occhi, non vi perdete mai nulla. Mi vuoi mescolare le carte anche tu? Io non so fare. Non fa niente, io posso dopo te si sei mescolare il dramma. La scelta dello sedere incapace è un classico della situazione. Vabbè, però se fai altri te San Martino te sei... Sei stata scritturata a vita del forno, senti, già che fa tanto, vuoi tagliare in un punto qualunque? Bene, vuoi tagliare ancora, te se taglia ancora, taglia finché fai già tanti mazzetti. Poi? Che ne so? Basta così. Aspetta, va. Adesso ricomponi come vuoi. Basta così? Va bene, vai. Ti va bene così o puoi cambiare? No, no, per me va benissimo. Hai tagliato tante volte, hai fatto quante cose piaciute, sì, giusto? Sì. Mentre io potrei conoscere la carta superiore del mazzo in qualche modo, non posso conoscere l'ultima carta del mazzo, quella che tu hai messo sotto, tagliando e facendo vari mazzetti e ricomponendo a caso, giusto? Sì. Quindi tu adesso prendi quella carta senza farmela vedere e la fai vedere soltanto a loro e a quelli che sono in carne. Tu la prendi e gliela porgi così. Non la conosco neanche io. Tu la guardi e poi la vedi allora, perché fai vedere, ecco, prima da sola, no, parla da sola, sono quelli a casa, scusa, vanno a leggere il giornale. Quelli a casa stanno dentro a quell'affare che è stata la telecamera, quel signore che è girato il cameraman, quell'altro a fianco è uno che si sta a dire di comunato perché guardano lo schermo. E loro sì pure, no? Pure, fammi vedere pure allora. Siete gini altro nuovi. Comunque il fatto è perfettamente ineffluente, non ti devi preoccupare. Tu tieni sempre quella carta lì perché adesso farà un'operazione che non ha fatto niente. Tu hai tutte e due le mani libere. Beh, questo è un altro. Ah, aspetta, scelta del secondo sacchetto perché non volevo pensarsi che il sacchetto più caro.
prima l'ha scelto lei, tu vai scegli, insomma, sta sempre che hai che fare, quindi la strada alla libertà, vai così, io sono perfetto. Oddio, non hai solo convincenti, voglio che ti saluta, aspetta, andiamo dentro. Il salario dei guardi, ma non devo andare a casa regina dei guardi, c'è bisogno di questo per il mondo. Ma lo tu e quello che facevo male, San Marco ma mica stupido. Tieni sempre quella carta in mano. Ma la cosa che nessuno ha fatto mai nella vita è stato quello di mi firmi un sacchetto. Firma, scrivi. Tre croci sei laureato. Nome, cognome, tienilo, sacchetto firmato, questa qui è una cosa eccezionale, la prego, piano, e la devi firmare dall'altra parte, vai. Sto da più bene. Metti anche il telefono. Questa qui non conta di niente. Adesso, a questo punto che fine ha fatto la corda gialla che mi serve, qua là, io metto la mia santa manina all'interno di questo sacchetto. Tu dovresti poggiare, ah no, tu c'hai mai libere, mi leghi la mano, ecco il polso, il sacchetto intorno al polso, dai, stretto. Quando vedi che la mano diventa dello stesso colore della camicia, cioè allenta la presa che potrebbe il sangue non passa più. Ok. Ok. Tieni questi due capi. Adesso è evidente che nessuno al mondo, io non posso scappare con questa mano, non è possibile che qualcosa penetri dalla manica, non posso fare nulla. Lei ha scelto il re di quadri. Ma vi ricordo che c'è un mazzo perfettamente corrispondente a quello da cui lei ha preso il re di quadri, che è legato fino a, da prima dell'inizio al collo di Alessandra, chiuso in un sacchetto di plastica, che è un mazzo sigillato, che ha una caratteristica. Ha le stesse carte che compongono i due, quindi c'è sentite fra loro anche i re di quadri, e lo sto cercando, le carte sono in ordine, sto cercando i re di quadri, dunque ho trovato questo, no, questo è il 5, devo andare avanti, 7, 8, 9, 10, eccolo, ho trovato i re di quadri, adesso faccio una cosa molto particolare, per dimostrare che veramente sono nel mazzo, che veramente è un viaggio fuori dal corpo, io strappo, in questo momento un pezzetto di una carta da gioco che appare regolarmente all'interno di questo sacchetto. Ecco, penso che lo vedete anche voi bene da casa o dall'altra parte del video. Dopodiché vuoi strappare per cortesia il sacchetto, apri, rompilo proprio, tira fuori il pezzetto e fammi vedere in camera se è realmente il re di quadri. Ecco, inquadramolo bene, fammi vedere se è realmente il re di quadri, è un pezzetto di re di quadri uguale a questo, solo che questo ce lo possiamo anche buttare, non ci serve più, vuoi scioglierti il tuo io. Vai così, bene, vi ricordo che questo mazzo di carte era stato chiuso all'interno di questo sacchetto qualche minuto fa, sappiamo pure questo, tanto non serve conservarlo. A questo punto qui dobbiamo aprire, dissigillare il mazzo di carte che è perfettamente sigillato, rompiamo anche l'astuccio così, c'è ovviamente qui una carta pubblicitaria che non ci serve, c'è qui un'altra carta pubblicitaria che non ci serve, liberiamo tutte queste cose, via, niente, questa è la carta scelta. Attenzione, all'interno di questo mazzo, fatto curioso, se funziona una cosa, c'è esattamente una carta rovesciata, per farvela vedere meglio ve lo faccio a ventaglio esattamente verso di voi, come vedete qui al centro esattamente fra il jack e la donna c'è una carta rovesciata, il che per la sua posizione significa anche che è una carta di quadri. Io vi ho detto che la mia mano è penetrata stranamente, virtualmente all'interno di un mazzo di carte sigillato a nuovo dentro un sacchetto di plastica, ebbene questa carta gli manca un pezzetto. Questo è il pezzetto mancante che è apparso nel sacchetto sotto i vostri occhi. La carta a cui manca un pezzetto è esattamente. Io credo che la prova della in realtà per Alessandra e Anna che tornano ai loro posti e con voi ci vediamo la prossima volta. Vai a tornare al posto, grazie.